Parliamo di gelosia e più nello specifico di quali sono le emozioni che la compongono, i significati che la caratterizzano e quali sono le componenti che poi ne determinano l'insorgenza nella relazione di coppia. Allora, quando si parla di gelosia, è facile capire a che cosa ci si riferisce, nel senso che è uno di quei termini, come tanti altri, no? All'interno delle relazioni, quando si ha a che fare con le persone, che permettono di individuare con una certa sicurezza di che cosa si sta parlando. Ultimamente ci sono tanti aspetti, no? Di lessico e di gergo che permettono di identificare con chiarezza l'argomento. Basti pensare nelle relazioni sentimentali quante volte si sente dire: ah, è stata una relazione tossica, quella persona è un narcisista, c'è stato un tradimento. Tutte etichette, se vogliamo, che permettono di identificare con una certa chiarezza di che cosa si parla, ma che poi rischiano però di non permettere di comprendere appieno di che cosa è fatta l'esperienza che la persona vive. Ci permettono di partire da un punto zero ed arrivare, non so, ad un bel punto, non so, all'80%, no? Perché tramite il termine identificano chiaramente di che cosa si sta parlando, però poi il 20% rimanente viene lasciato lì, perché appunto il termine e l'etichetta ha un po' la presunzione di essere sufficiente per riuscire a capire il tutto. E così come esistono diversi tipi di tradimento, esistono diverse componenti narcisiste in una relazione, esistono diverse caratteristiche, componenti, anche tipologie di gelosia. Esiste la gelosia di natura emotiva o reattiva, la gelosia ansioso-cognitiva, la gelosia possessiva, la gelosia proiettiva. Esistono diverse forme, ma esistono anche altrettante emozioni, significati, e qui vediamo quali sono. Nel senso che lo spettro, diciamo così, delle emozioni che hanno a che fare con la gelosia è ampissimo. Si può parlare di ansia, di paura di perdere l'oggetto d'amore, quindi la persona amata, preoccupazione, rischio, paura, si può parlare di non sentirsi all'altezza, l'idea di non essere degni, di non valere abbastanza, di poter essere traditi. Cioè, ciò che una persona vive e che etichetta come gelosia non ha nulla a che fare con quello che un'altra persona individua come gelosia e soprattutto ciò che quest'altra persona vive. È quel 20% che l'etichetta non permette di capire e che per affrontare la gelosia deve essere e come capito. Si parla di gelosia e si pensa che la gelosia sia sempre necessariamente legata a delle difficoltà proprie. E questo in parte è vero. Però è una visione miope e soprattutto una visione semplicistica della situazione, nel senso che le componenti che poi determinano l'insorgenza della gelosia all'interno della relazione provengono da due ambiti e da due sfere completamente diverse. Da un lato c'è una parte, una componente individuale, che è quella appunto che ora io ho un po' ricondotto all'insicurezza, perché anche di nuovo è un termine facile da poter capire. Per spiegarlo meglio, diciamo che c'è una sorta di predisposizione individuale alla gelosia, nel senso che l'insieme di esperienze vissute passate, ad esempio legate a delle relazioni precedenti, piuttosto che le esperienze con le nostre figure di attaccamento principale, quindi le relazioni più importanti, quelle che abbiamo avuto con le figure che si sono prese cura di noi quando ancora adulti non eravamo. La mamma, il papà, altre figure di riferimento, talvolta i nonni. Queste esperienze concorrono a determinare qual è l'idea della relazione che poi noi andremo a strutturare nel tempo e quindi anche qual è il nostro rischio, o meglio così, predisposizione alla gelosia, che si vanno poi a sommare e combinare ovviamente con le esperienze sentimentali e relazionali che nel corso della vita avremo. E questa è una parte. Ok, però non è solo questo, cioè non c'è solo ciò che l'individuo è e ciò che l'individuo percepisce, cioè l'individuo geloso, ma c'è anche il comportamento dell'altro e soprattutto c'è una parte che è ascrivibile totalmente alla relazione. Quindi la gelosia, quando poi viene espressa, ha due componenti principali. Da un lato tutta la sfera individuale che ho appena raccontato, dall'altro però la relazione, o meglio, la composizione, cioè come i due si sono combinati. Per
Perché la casa, diciamo così, metaforicamente parlando, che la coppia costruisce attorno alla propria relazione, può essere o meno cassa di risonanza delle difficoltà individuali o della predisposizione individuale alla gelosia. Che cosa vuol dire? Che da una parte ci sono io che ho una certa predisposizione alla gelosia, sono una persona ad esempio tendenzialmente gelosa, oppure sono una persona che non è particolarmente gelosa. Dall'altro però questo mio modo d'essere e di fare, di funzionare, trova cassa di risonanza all'interno della relazione e questa mia predisposizione individuale, chiamiamola così, può aumentare, cioè quindi potenziarsi in funzione dell'organizzazione che la coppia genera, o depotenziarsi, scaricarsi, quindi ritrovare le rassicurazioni di cui ad esempio necessito per mitigare e abbassare la parte dell'ansia. Questo per dire che cosa? Che sì, ci può essere una situazione in cui io sono geloso a prescindere indipendentemente da ciò che accade all'interno della mia relazione, ma nella grandissima maggioranza dei casi è la combinazione tra le due parti, tra l'essere predisposto, diciamo così, alla gelosia per le motivazioni che abbiamo appena visto, e dall'altro lato l'essere in una relazione che altro non fa che potenziare questo. Questo non vuol dire che è necessariamente colpa del partner, ok? Ma verosimilmente è responsabilità di entrambi. Perché? Perché entrambi vivranno il fardello della gelosia. Il geloso sarà preoccupato, agitato, sempre in tensione. L'altro, l'oggetto d'amore della gelosia, si sentirà ad esempio a volte soffocato, accusato, inquisito. E entrambi pagano il prezzo. Quindi entrambi hanno poi la responsabilità di poter affrontare la gelosia, trovando una nuova organizzazione che permetta la possibilità o offra la possibilità di trovare la rassicurazione in questo. Ora, non è una cosa che va bene sempre, però nel momento in cui ci rendiamo conto che la gelosia non diventa una componente invalidante della nostra relazione, allora verosimilmente il lavoro potrà essere svolto all'interno della coppia per riuscire a trovare una nuova organizzazione del sistema coppia, e questo può essere fatto anche tramite l'aiuto del professionista. Se invece anche tramite questo cambiamento la gelosia permane, allora magari in quel caso il lavoro può essere svolto individualmente con un terapeuta. Però non cadiamo in quell'errore di pensare che quando si parla di gelosia, ok, tutte le gelosie sono uguali. No, ciò che per me significa essere geloso non è detto sia la stessa cosa per un'altra persona. Le soluzioni stanno principalmente nell'organizzazione che la coppia può mettere in atto per poter affrontare il problema.